Signor Presidente del Consiglio, onorevoli ministri, onorevoli membri del Governo, ho sentito appassionanti ricostruzioni storiche nei discorsi dell'opposizione, tutte concentrate sul breve, per ora, spazio della nostra esperienza di governo. Vorrei approfittare di questa vocazione alla storia economica per ampliare un pochino lo spazio di analisi. Vorrei che tornassimo indietro, dove tutto ciò di cui stiamo parlando è cominciato. Nel 1991, anno in cui gli uffici della Commissione pubblicarono uno studio molto interessante dal titolo Un mercato, una moneta. La tesi fondamentale di quello studio era che con una moneta unica gli Stati appartenenti all'Unione Economica e Monetaria non avrebbero più sperimentato crisi di debito estero. In altre parole, se i tedeschi avessero prestato soldi ai greci, poi forse non li avrebbero voluti indietro. Non so cosa immaginassero all'epoca gli illustri colleghi economisti e autori di quello studio. Invece gli squilibri ci sono stati, come ha ricordato oggi il collega Molinari alla Camera. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, l'assenza di alcuni strumenti di politica economica, come per esempio la flessibilità del cambio nominale, li ha ampliati, e abbiamo poi dovuti gestirli. Come? La strada della negazione dei problemi è sempre foriera di problemi più grandi. Ci siamo trovati ad affrontare un mercato economico, monetario e finanziario integrato senza avere una vigilanza unica, con una vigilanza segmentata. Ci siamo trovati ad affrontare delle crisi e in tutta fretta abbiamo dovuto predisporre degli strumenti di cosiddetta stabilità. Mi soffermo quindi su uno di questi, che è il MES, di cui oggi abbiamo tanto parlato. Il MES non è stato un grande successo. È stata una cosa nella quale il nostro Paese ha messo 60 miliardi di euro, poi magari parliamo anche di dove li ha trovati e come, e ce li ha messi senza avere neanche una posizione nel board, nel consiglio di amministrazione di questo organismo, e senza peraltro avere alcuna seria prospettiva di beneficiare di questi fondi. La riforma del meccanismo va seguita con attenzione, perché proprio di questo si tratta. Creiamo un meccanismo del quale potremo eventualmente beneficiare o creiamo un meccanismo chiuso che ci esclude? La constatazione del fatto che il MES non era stato un grande successo e che l'approvazione era stata particolarmente affrettata ebbe anche delle conseguenze sul nostro ordinamento. Mi hanno raccontato qui, in questa augusta istituzione, dove i funzionari sono la nostra guida e sono la memoria storica, le vicende che hanno portato alla legge 234 del 2012. In particolare l'articolo 5, quello che stabilisce uno specifico e particolare obbligo di informazione per i trattati in materia monetaria e finanziaria, in qualche modo risentiva proprio delle tristi vicende di questo MES, che forse all'interno di quel Parlamento qualcuno, anche dell'attuale opposizione, aveva vissuto come un passaggio eccessivamente affrettato, dove ci sarebbe stato bisogno di un supplemento di istruttoria. E quindi mi permetta, signor Presidente del Consiglio, di ringraziarla per il fatto che lei, in applicazione di questa norma e in completa coerenza con quel principio di centralità del Parlamento che lei affermò qui fin dal primo giorno di voler rispettare, mi permetta di ringraziarla, dicevo, del fatto che lei sia venuto qui ad annunciarci che questo approfondimento tecnico ci sarà. 20 anni dopo, 1991-2011, 16 novembre 2011, una fortunata congiunzione astrale fece accadere in quel giorno, Fausto o infausto, a seconda dei punti di vista, per il nostro Paese, tre cose. Il decreto del Presidente della Repubblica 269, che nominò Presidente del Consiglio un mio attuale collega, ma anche allora collega in quanto economista. La pubblicazione del regolamento 1176 della Consiglio e della Commissione, che stabiliva il quadro di sorveglianza macroeconomica, e questi due eventi sono un po' in contraddizione, perché mentre veniva in qualche modo nominato un primo ministro che applicava l'austerità ferocemente sulla base dell'unico criterio del debito pubblico, la Commissione ci diceva che il quadro di sorveglianza macroeconomico deve tenere conto di un insieme più variegato e sfaccettato di indicatori macroeconomici per valutare la salute di un Paese. Deve tener conto del debito privato, deve tener conto del debito estero, deve tener conto dell'evoluzione del credito, deve tener conto del tasso di disoccupazione. Queste sono le cose che ci chiede e ci chiedeva l'Europa, di tenere conto anche
di queste variabili. E allora la domanda è se nei trattati nei quali l'Italia si accinge ad entrare e che si accinge a sottoscrivere, questo quadro così ampio e sfaccettato viene tenuto presente. Perché vedete, vi dico una cosa, l'Italia ha un problema di debito pubblico e possiamo anche capire da dove sorge. Sorge per esempio dall'aver subito una massiccia aggressione al proprio reddito, che ha reso ovviamente molto più difficile sostenere le finanze pubbliche. Ma se noi andassimo a guardare altri indicatori, per esempio l'indicatore del debito privato, così come ci viene indicato dalla Commissione europea nel suo quadro di sorveglianza macroeconomica, sapete quanti paesi sarebbero dell'Eurozona in situazioni di infrazione oltre il limite? 10 su 19, ve li dico. Austria, Spagna, Finlandia, Francia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Olanda, Cipro e Lussemburgo. Tutti i virtuosi tranne uno, cioè la Germania, sarebbero in infrazione. E allora, quando si parla di mettere condizionalità sugli aiuti che si vogliono dare ai paesi, cerchiamo di guardare un quadro ampio di indicatori. Non scegliamo solo quelli che penalizzano noi, come lei espresse in un suo specifico auspicio esattamente in quest'Aula. A seguito di quell'esperienza, quindi, il coinvolgimento del Parlamento è diventato una norma. E qui si può approfondire, per esempio si potrebbe ragionare su come coinvolgere le commissioni parlamentari, e lo si può fare, il regolamento del Senato lo consente, l'articolo 31 consente di riunirsi anche in seduta segreta e quindi consente anche di esaminare i documenti in fasi anticipate del negoziato, consente tante cose. Vedo che la volontà c'è, so che la volontà c'è, stiamo congiuntamente operando per attuare questo processo di coinvolgimento democratico. Vorrei dire, prima è stato evocato il fatto che i ministri non vanno ai consigli tematici, ma vedete, prima i ministri andavano, ma poi tornavano e non dicevano al Parlamento cos'era successo. E quindi non è che, diciamo così, la democrazia e la partecipazione beneficiassero tantissimo. Quindi quello che noi chiediamo all'Europa è una valutazione equilibrata della salute della nostra economia. Ho sentito parlare spesso dell'attacco che il presidente Trump starebbe conducendo, insomma questo orco cattivo che vuole una Unione Europea debole e un euro forte, ma certo che anche volere il contrario, cioè volere un euro debole e un'Unione Europea forte, che va, una cosa che va benissimo alla Germania, ma non è che sia di per sé molto più coerente e soprattutto è più tossica per l'economia mondiale. Guardate che l'attacco di Trump, se volete diciamo così, analizzarlo, è spiegato in un libro scritto nel 2012 da un certo professore di provincia, che si era accorto di un fatto, che gli Stati Uniti ogni tanto si stancano di essere il compratore di ultima istanza dell'economia mondiale, si innervosiscono quando c'è un paese che vuole prevaricare con politiche monetarie sleali e vuole quindi esercitare un'egemonia sul commercio. È successo al Giappone, sta succedendo alla Cina, il prossimo sapete chi è. E purtroppo è un nostro alleato. Questo è il problema, non è che Trump è cattivo, è che purtroppo, e Draghi buono, è che purtroppo per tenere insieme i pezzi di questo edificio o si cambiano regole di politica economica e si dà maggiore spazio alla politica di bilancio, che è quello che stiamo chiedendo, oppure continuando a spingere sulla leva monetaria si deve necessariamente convivere con un euro troppo debole che causa squilibri a livello macroeconomico globale. E quindi quello che voglio dire è che, per esempio, non so, oggi il collega Boccia ci ha parlato del fatto che lui voleva un'Europa sociale, Draghi ci parla di volere l'inflazione al 2%, stampa moneta e non riesce ad ottenerla. Che cosa significa questo? Che gli obiettivi che Draghi vuole, se li vuole veramente ottenerli, potrà ottenere solo con le politiche che noi stiamo proponendo, cioè con rianimando la crescita, rianimando la domanda, perché alla fine i prezzi rispondono alla legge della domanda e dell'offerta. Non è tagliando tutto che fai crescere i prezzi. E allora, se vogliamo un'Europa che non sia solo un'espressione economica, per parafrasare un illustre europeo, ma che abbia un senso, dobbiamo anche disporci, nel dialogo con l'Europa, a cambiare le regole sostanzialmente. Si è stato detto qui che la procedura di infrazione determina una sottrazione di sovranità. Io vorrei dire al collega che l'ha detto di non preoccuparsi, perché nei prossimi anni sicuramente lui la sovranità non dovrà esercitarla, e di esserci invece grato, perché con l'attenzione che noi diamo al MES, fra un secolo, quando loro torneranno al potere,
l'Italia non sarà ingabbiata in trattati irrazionali e completamente distruttivi, non tanto per il nostro Paese, quanto per l'intero progetto europeo. Grazie, signor Presidente.